Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti nel mio nuovo video. Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno, siamo tornati a casa, anche se ho passato pochi giorni con i miei nonni, mi sono bastati a riempirmi, a ricaricarmi. Quindi non potrei essere più contenta di così. Molti di voi mi hanno scritto che mi hanno vista più rilassata ed effettivamente è vero perché quando sto dai nonni io mi rilasso, ritrovo la mia pace interiore per così dire, quindi mi sento veramente ricaricata di energia, di positività, di sorrisi, mi sento proprio carica al 100%. Allora, in uno scorso video, Unboxing Shein, vi avevo detto che vi avrei dovuto mostrare altri prodotti provandoli con voi. Allora, non ho moltissimo tempo a disposizione, quindi quei prodottini là ve li farò vedere più avanti, però promesso ve li farò vedere. Appena ho un attimo di tempo registrerò quel video lì, ma nel frattempo fatto un giochino di parole, ma nel frattempo ho altre cose da mostrarvi che mentre ero giù in Umbria mi sono arrivate e ovviamente si tratta sempre di articoli di Shein. Ovviamente sono articoli di abbigliamento, ma questa volta non si tratta assolutamente di vestiti, ma tanto adesso vediamo insieme. L'unica cosa che vi dico è che giustamente qualcuno di voi mi ha fatto notare che sarebbe molto molto utile se io sotto giù nell'info box vi indicassi le taglie che ho preso con il link e giustamente anche le mie misure, perché almeno così insomma potrei esservi un pochino più d'aiuto. Vi devo chiedere scusa se sentite battere, ma stanno facendo dei lavori nell'altro palazzo, nell'altro condominio e sembra di avere i martelli e i trapani in casa anche se è distante, quindi vi chiedo scusa se sentite qualche rumore. Allora, ma veniamo a quelli che sono i nostri pacchi di Shein. Stavolta ho preso delle magliette sfiziose, ma non solo, perché ragazzi non potete immaginare che cosa ho comprato. Ho fatto una delle mie solite follie per via della mia ossessione che conoscete. Allora, io inizierei subito con il mostrarvi le maglie. Allora, il primo articolo è questa canotta, questo toppino, vi abbasso leggermente come al solito, vedete? Fatto così, non ha le bretelle, qua è diciamo aderente, sotto invece un pochino a sbuffo, però è molto carino, come vedete è cortino, ma con un pantalone comunque a vita alta sotto ci sta che è una meraviglia. Mi piace moltissimo, l'unica cosa che è un pochino largo qui, anche perché è elasticizzato. Di conseguenza rimane un pochino più largo, però ce lo facciamo andare bene. Allora, ovviamente questo dovrebbe andare senza reggiseno e infatti ho preso anche qui una chicca, però comunque con le spalline trasparenti, con le solite spalline trasparenti, risolviamo ogni problema. Comunque sia, mi piace veramente tantissimo, sono super soddisfatta di questo acquisto. Vi dico già che questa, dunque, è una maglia. Dunque, 4XL, l'avevo presa un pochino più grande in realtà per la misura del torace, in quanto le mie misure, e ve lo dico già, sono per quanto riguarda la circonferenza torace, circonferenza seno 132, vita 108, fianchi 129-130. Queste sono le mie misure, quindi basandomi su questo ho provato a prendere una taglia in più perché pensavo che fosse molto più piccola qui sul seno e quindi molto più aderente e invece no, non sapendo che fosse un tessuto molto elastico, avevo preso una taglia in più, però effettivamente è molto più largo, ma in ogni caso calza comunque sia bene. Allora, un'altra cosa che vi devo dire è qua sulla bordatura che va tenuto sopra c'è una striscetta in silicone, vedete questa parte lucida? È una striscetta in silicone che appunto consente di diciamo tenere su la parte superiore senza appunto che caschi, quindi è così. Però allora, come acquisto mi piace,
Mi piace moltissimo, è un top molto carino, quindi ci sta. Vi mostro la seconda maglietta. Allora, anche qui per lo stesso discorso della maglietta precedente, avevo preso una taglia in più, stesso discorso, ma anche qui abbiamo un tessuto molto molto elastico, tant'è che onestamente parlando, guardate le spalline, sono larghissime, mi vanno larghissime e anche qui è un po' largo, guardate quanto mi sta largo, tessuto ovviamente elasticizzato, però bello, in ogni caso mi piace. Allora, come al solito, vi abbasso un pochettino. Anche qui abbiamo questo toppino un po' corto, una maglietta corta, perfetta con i pantaloni a vita alta. Mi piace. Abbiamo anche qui una scollatura molto importante, però comunque mi piace molto anche questa, molto carina, molto morbida. Stesso discorso per questa, stretta qua sul torace, sul seno, stretta sopra e molto morbida a sbuffo sotto, molto arricciata, carina, bellina, mi piace veramente tanto. Il tessuto, ve l'ho detto, è elastico, nero classico che nell'armadio va sempre bene, mi sento di consigliarla. Poi calza bene, anche se un pochino più corta, con un pantalone a vita alta ci sta da Dio, quindi non potrei essere più che soddisfatta. Ma passiamo alla terza maglietta. Per la terza maglia abbiamo un discorso un pochettino differente. Allora, da notare il cambio colore da nero a bianco, perché anche il bianco mi piace moltissimo. Cosa diversa è che questa ha le maniche lunghe, però le maniche sono fatte di questo tessuto molto molto leggero, anche trasparente, da un vedo non vedo, però molto carino. Secondo me comunque anche per l'estate, la sera va più che bene. Abbiamo la parte superiore arricciata, anche qui si può trattare benissimo di un toppino perché è una maglietta un pochettino più corta. Guardate, arriva qua, stesso discorso con un pantalone a vita alta. Tra l'altro, io di solito preferisco i pantaloni con i bottoni a vita alta, soprattutto se devo mettere un toppino, una maglietta un po' più corta. Però devo comprare dei pantaloni nuovi perché mi si sono rotti e quindi mi accontento di questi che sono jeans barra leggings. Quindi non fate caso ai pantaloni, non c'entrano niente con l'abbigliamento in questione, ma è per farvi solamente capire, per darvi l'idea. Allora, pantalone a vita alta, magliettina corta. Arriva pressappoco all'altezza dell'ombelico, forse leggermente più su, però anche qui abbiamo comunque un bell'articolo, un bel capo d'abbigliamento. Tessuto anche qui molto elastico, guardate un po', posso tirarlo in 1500 modi, è molto molto elastico. Solo che parte superiore aderente arricciata, parte inferiore della maglia anche qui aderente. C'è un casino della Madonna. È arricciata, ha queste due cuciture, insomma, qui che consentono questa arricciatura che è una favola a parer mio. Calza bene, morbida, leggera, comoda. Questa è una 3XL, però vedete che comunque sono tessuti qui molto molto larghi, quindi avessi preso comodamente un XL sarebbe andata più che bene. Io tendo sempre a prendere una taglia in più per il discorso misure, perché non vorrei che fossero troppo strette qui sulla parte del seno. Quindi tendo sempre a prendere qualche misura in più nella parte superiore, per la parte superiore. Però insomma potevo tranquillamente prendere un XL perché effettivamente è molto molto larga. Poi avendo questo tessuto bello morbido, bello elasticizzato, portate pazienza. Questi rumori, avendo appunto questo tessuto molto elastico, non c'è nessun tipo di problema, troppo stretto, cose varie. Allora, un altro articolo che vi voglio mostrare, ma ve lo devo mostrare così, adesso capirete perché, è il pezzo forte del mio ordine, ovvero, anzi sono due, ma vabbè. Il primo articolino, che non vedo l'ora di mostrarvi, è un golfino. Esattamente, ma è un golfino molto molto particolare perché, ragazzi, con le pesche. Allora, sono riuscita a trovare un golfino, un maglioncino, insomma, tutto con i motivi pescosi. L'ho visto, me ne sono innamorata e non potevo non averlo. Allora, l'ho preso un pochino più grande, questa è una 3XL perché a me piace molto comodo il golfino. Il golfino, a parer mio, comunque un coprispalle deve essere una taglia in più,
personalmente parlando, perché voglio che caschi morbido, che sia quasi armonico, che calzi armoniosamente sul corpo, insomma. Quindi una taglia in più la preferisco sempre. È molto caldo, allora già dal tatto è caldissimo. C'è questo tessuto, adesso non so esattamente che tessuto sia, però avevo piacere di dirvelo. Vediamo un po'. Allora, ah, perfetto, è 100% acrilico, ma è di un caldo che non dico lana, ma comunque pensavo fosse, ma vabbè, no, 100% acrilico. E tra l'altro vi dico già subito che si può lavare perfettamente in lavatrice, basta che abbiate una temperatura di 30 gradi. Comunque è bianco, questo bianco con le pesche, e dentro è questo marroncino. Allora, me lo provo subito sopra la maglia, giusto per farvi vedere, perché voglio indossarlo il più presto possibile. Allora, guardate quanto è carino. Allora, premessa, io i golfini non li chiudo mai. Come mi sposto inizia a partire. I golfini non li chiudo mai perché mi piacciono aperti, mi piacciono proprio che cadono molto morbidi. Però comunque sia, i bottoni si chiudono perfettamente, non c'è un problema di aderenza, perché appunto prendendo una taglia in più è perfetto, non va a proprio stringere, diciamo, non calza giusto, ma un pochettino più largo. Però indossandolo io sempre aperto, sempre aperti, scusate, viene così e oh, ciao Shavi, e di conseguenza adoro, mi piace tantissimo. Poi è veramente molto caldo indossato, le maniche sono belle morbide, vedete, calzano proprio morbidissime. E poi ragazzi, ci sono le pesche, quindi non potrei che essere più felice di questo acquisto. E un altro acquisto molto molto carino e simpatico è questo che vi sto per mostrare. Non è un abbigliamento, o meglio, non è una maglia, non è un vestito, ma semplicemente sono delle ciabattine. Allora, siccome io non lo sapevo, ma ho scoperto che il cambio delle ciabatte va fatto ogni 6 mesi, allora mi serve un paio di ciabatte nuove. Così ho trovato queste bellissime ciabattine peluchiose su Shein e le ho prese. Prima volta che compro comunque un paio di scarpe o comunque una roba del genere su Shein. Guardate un po'. Non sono bellissime, a parte il fatto che si abbinano perfettamente a il mio golfino, ma sono veramente carinissime. Ovviamente ha le pesche, anche se sono un po' troppo rosa, però vabbè, non importa. Questo è dunque taglia 41, perché io ho il piedino grosso, non ho il piedino piccolino alla Cenerentola. Sono calde, sono ciabattine molto carine. Vi dico già, perché lo so per certo, che questo modello attualmente è esaurito. Lo so perché sono andata a sbirciare, perché c'era un altro carino, anziché essere bianco era rosa, di questo color pesca qua. Però insomma hanno esaurito momentaneamente questi due modelli. Però è un super acquistino. Poi non ho finito qua, devo ancora mostrarvi due cosine. Ho provato a prendere queste, sono delle coppe in silicone che in realtà dovrebbero servire proprio a sostenere senza il reggiseno, perfetto per il primo top appunto che vi ho mostrato, quello senza bretelle. Allora, sono coppe semplicissime, qua c'è la parte in silicone e qui poi abbiamo la parte adesiva da attaccare all'altezza che comunque riteniamo più opportuna. Da quello che ho capito si può mettere sia con la parte di attacco verso l'alto sia verso il lato. Questo non lo so, è la prima volta che le prendo, ma così ho sentito dire. Allora, per ovvi motivi non le vado a provare, però quando le proverò, quando le indosserò, vi farò sapere se è stato un buon acquisto oppure se è stata una perdita, tra virgolette, di soldi. Le ho pagate 4 euro, neanche una cifra così estrosa. Però comunque sì, ho detto, ma sì, proviamo, proprio perché se voglio prendere un top che non abbia le spalline, anziché magari mettere le spalline trasparenti, ho detto, proviamo, vediamo se funzionano anche con me. Poi, ultimo articolo e poi abbiamo finito, giuro, è questo pigiamino molto molto carino. Guardate qua, ovviamente è rosa ed è un set da 3 pezzi. Abbiamo il toppino,
fatto in questo modo, la parte, il pizzo nero tutto intorno e poi questo tessuto che sembra quasi seta al tatto. Credetemi, è di una leggerezza pazzesca e vi posso dire che 96% poliestere, purtroppo sì, però insomma sembra quasi seta. E abbiamo appunto la maglia, il pantalone lungo che ha il pizzo sotto sull'orlo e infine abbiamo anche i pantaloncini. Guardate qua quanto sono carini, sono meravigliosi. Allora, di questo già vi posso dire che la taglia l'ho sbagliata nuovamente, così come col pigiama di Natale, perché, o meglio, non è che ho sbagliato taglia, perché la maglia sono sicura che mi vada benissimo al 100%, ma come al solito i pantaloni sono ultra mega larghi. Io ci navigo qua dentro, onestamente, però se purtroppo se la maglia deve essere un pochettino più grande, anche il pantalone ve lo danno che è gigantesco, ovviamente, però è veramente troppo troppo grande il pantalone. Penso che, però vabbè ragazzi, ci devo dormire, insomma, non è che ci devo fare chissà che cosa. Allora, vi mostro solamente indossato l'ultimo articolo, così ve li ho mostrati tutti, quindi datemi 2 secondi di tempo. Allora, vi mostro solamente i pantaloni lunghi perché sotto i jeans, e obiettivamente non ho voglia di provare pantaloncini, sono sincera, quindi ho fatto che mettere i pantaloni lunghi sopra i jeans, ma è giusto per darvi un'idea. Allora, ho scoperto tra l'altro che le bretelle della maglia sono regolabili come quelle di un semplicissimo reggiseno, quindi cosa molto molto utile. Allora, io vi chiedo ancora scusa per il rumore. Allora, la maglia è così, molto carina, molto bellina, e questo è il pantalone. Come vedete sotto io indosso i jeans. Allora, guardate quanto è largo, cioè davvero ragazzi, io ci navigo qua dentro, le gambe sono larghissime e il cavallo, cioè se io me li dovessi tirare proprio su tutti vado a fare la Fantozzi, cioè guardate, sono incredibilmente troppo 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 larghi, assolutamente, però ci devo dormire. Insomma, ci devo dormire, quindi non è che sia poi così tanto un problema, però sono veramente molto molto larghi. Mentre invece per quanto riguarda la maglia, calza bene, forse avrei potuto prendere anche una taglia in meno, perché ovviamente il tessuto non è elasticizzato, quindi avrei potuto perfettamente prendere, ripeto, una taglia in meno, ma va bene così, insomma, preferisco essere comoda, diciamo. Allora, quindi questi erano gli articoli che mi sono arrivati mentre ero in Umbria e che volevo assolutamente mostrarvi, soprattutto per quanto riguarda il golfino, perché è meraviglioso. Questa volta, come vi dicevo prima, giù in info box vi lascerò il link del capo d'abbigliamento con le mie misure e le misure dei vestiti, appunto le taglie, scusate, dei vestiti. Tenete sempre conto che, come vi ho detto, io prendo una taglia in più, ho preso una taglia in più, quindi se, parere mio, se comunque sia avete una circonferenza seno di 120-130, quindi se avete comunque una taglia abbondante di seno, prendete una taglia in meno di quella che ho preso io, perché comunque, come abbiamo visto insieme, sono talmente elastiche, questa no, però per farvi capire che anche questa è larga, sono talmente elastiche che comunque calzano perfettamente con una taglia in meno. E niente ragazzi, allora, questo era il video unboxing Shein di oggi, spero che gli articoli vi siano piaciuti, ma se ce n'è qualcuno che vi è piaciuto in particolar modo, fatemelo sapere giù sotto nei commenti. A questo punto non mi rimane che dirvi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi già al canale, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto e mi raccomando, commentate, cosa importantissima, perché ci tengo ad avere sempre un dialogo con ognuno di voi. Noi ci vediamo nel prossimo video, vi lancio un bacione grandissimo, ciao a tutti!